on your heart, heavy on your mind, wandering the streets tonight. If you're looking for a home, you are not alone. I can be your guiding light, 'cause I promise you I'm a dreamer too. Heavy on my heart, wandering the streets tonight. Tutto pronto qui al campo comunale Salvuccio Rao per questo big match molto atteso di prima categoria Girone C. In campo l'Orsa Barcellona contro il Monforte San Giorgio. Partiti qui, calcio d'inizio per questo super match, calcio di punizione con Milo Bucolo che si incarica, palla a giro, bellissima palla spiovente che sfiora, poi praticamente non arriva nessuno di testa e sfiora il palo alla destra del portiere monfortese. Terzo minuto, arriva la rete di Venuti che è bravo a imbucare, e approfittando diciamo di un fallo anche al centro area che hanno recriminato i giocatori dell'Orsa. Pagano si incarica, palla a giro, ora ancora gran tiro di Bartuccio, gran gol di Bartuccio nel numero 7, e il 2-0 del Monforte. Il calcio di punizione, si incarica Bucolo, mette la palla al centro, arriva ora la spada, tenta il tiro, palla però troppo alta sulla traversa. È la bella azione per l'Orsa al 36esimo, il cross di Bucolo per Lanza che arriva ma in maniera molto leggera, Celona però deve mettere la palla fuori, e al 41esimo arriva anche il 3-0 in favore del Monforte con il colpo di testa di Dama che sfrutta questa incertezza da parte anche dei difensori dopo la smanacciata di Paratore. Il calcio di punizione sulla palla Bucolo, Bucolo fa partire un bel tiro di sinistra, la bella parata di Celona che si tuffa all'angolo sinistro, e ancora l'Orsa in avanti, cerca di mettere ordine a centrocampo, e ora la palla di Bonina che non intercetta, Venuti tutto solo, ancora prova a calciare e si divora il quarto gol, Venuti. Calcio d'angolo dell'Orsa, bella palla a giro e il bel colpo di testa di Crisafulli che sfiora l'1-3. Calcio di punizione, Bucolo, bel tiro a giro ma facile preda del portiere Celona. Calcio d'angolo ancora per l'Orsa, Lanza, tiro a giro e la bella parata di Celona su questo gran tiro a rientrare. Calcio d'angolo ancora per l'Orsa, palla a rientrare, smanaccia ancora e il tiro, e il tiro ma è centrale, ancora parata da parte del portiere ospite. Calcio di punizione alla tre quarti, Lanza la butta subito sul portiere, la traversa di Lanza, ancora Orsa che forza in fase offensiva per rientrare in gara. Murò tenta il tiro e la parata di Paratore, adesso subito Orsa in avanti con Tricamo che cerca di difendere in tutti i modi la retroguardia. E adesso una scorribanda sulle corsie di destra con Venuti che mette una bella palla al centro dove Chillemi devia di testa a Lanza. Lanza, bellissima apertura sulla corsia di sinistra per Materia, poi resta finale di Mendolia
però la palla è alta sulla traversa. Avremo forte ancora in avanti, scaramento, una palla dove arriva Adama tutto solo, pensa al tiro e la palla che termina di poco al lato e arriva il triplice fischio da parte dell'arbitro. Termina così sul punteggio di 0-3 la sfida tra Orsa Barcellona e Monforte San Giorgio. Ma sapevamo di giocare in un campo difficile per tanti motivi. Uno, perché loro fanno della loro forza le partite in casa, le difficoltà di giocare palla a terra in questo campo, però abbiamo preparato bene la gara durante la settimana cercando di affrontare l'avversario sulle situazioni che potevano metterci in difficoltà e credo che siamo stati bene sin dall'avvio. Abbiamo sbloccato la gara e poi da lì abbiamo avuto anche la fortuna di trovare il secondo gol e poi il terzo, la partita si è messa in discesa, però il risultato lasciamolo perdere, quello che conta è la prestazione che la squadra sta crescendo sotto ogni punto di vista, sia tecnico che tattico. Siamo riusciti oggi a prendere la squadra avversaria alta, a pressarla alta, a non farla giocare e questa è stata la chiave della gara, la vera chiave della gara. E non possiamo nascondere che noi siamo una squadra costruita per puntare alla vittoria. Sappiamo che chi gioca contro di noi darà sempre il massimo per cercare di ostacolarci, per fermarci, per metterci in difficoltà. E quindi noi dobbiamo lavorare sia su quelle che sono le cose personali, ma anche su cosa l'avversario può mettere in atto per farci male. E quindi è un campionato che ogni settimana ti riserva sempre delle sorprese e noi dobbiamo farci trovare pronti. Come si preparano? Lavorando con umiltà, lavorando seriamente, impegnandosi, non pensando di avere nomi squadra e vinto, ma in questi campionati bisogna sudare, bisogna, passami la frase, sputare sangue e dare sempre, se l'avversario è dal 100%, noi dobbiamo dare il 300%. Ma io li conosco da tanti anni, loro sono una perla secondo me della provincia, perché sfruttano ogni anno e sfoggiano sempre ragazzini del settore giovanile, la loro forza è questa, puntano nel fare giocare sti ragazzi che poi fanno lavorare nei settori giovanili e devo dire che è una squadra che secondo me in questo campionato darà filo da torcere a tutti, perché l'ho visti abbastanza organizzati anche sul piano tecnico-tattico, anche sulle palle native si vede che è una squadra che lavora. Magari possono sembrare delle banalità, ma non è così, le palle native già sei la dimostrazione e questa è una squadra che lavora e quindi credo che abbiano un futuro roseo secondo me. Intanto io la partita la guardo sotto un altro punto di vista, avevo già parlato ai ragazzi in settimana prima della gara e avevo detto di stare tranquilli, di giocare a testa alta, di avere rispetto per l'avversario, perché l'avversario effettivamente si è dimostrato forte, continuare nel percorso di crescita che abbiamo intrapreso ad inizio stagione. Il risultato, diciamo che rispetto a quello che si è visto in campo, è un risultato bugiardo, perché nel primo tempo abbiamo vissuto una situazione di sliding doors, abbiamo avuto l'occasione dopo un minuto per andare avanti e abbiamo sbagliato un gol clamoroso sulla linea e poi loro successivamente ci hanno puniti su una palla inattiva dove forse poi rivedremo, c'è secondo me un fallo sul difensore centrale. Poi abbiamo continuato a spingere, a creare gioco, abbiamo cercato di chiudere nella loro metà campo e poi su un'altra palla inattiva Bartucci ha trovato il gol della domenica da tre quarti campo. Quindi stare 2-0 sotto dopo 10 minuti, 15 minuti, pensando di aver fatto bene, approcciato bene alla gara, certo non è una bella iniezione di fiducia. Il 3-0 è arrivato perché giustamente loro l'esperienza ne hanno da vendere e su quella situazione dovevamo stare un po' più attenti. Avevo già detto in settimana di stare attenti a Dama, però nonostante tutto diciamo che i ragazzi hanno giocato, hanno creato, hanno messo intensità. A parte qualche situazione di palla inattiva, ho poco da rimproverargli. Chi è entrato ha dato tutto. Il calcio, un episodio può cambiare il senso di una gara. Facciamo i complimenti al Monforte che comunque rispetto a noi hanno altri obiettivi. Noi siamo partiti non sicuramente col favore dei pronostici, ma stiamo cercando di crescere e di dare fastidio a qualsiasi avversario affrontiamo. Quindi loro per i giocatori e per il progetto che hanno sicuramente la classifica parla chiaro, hanno 9 punti, quindi gli facciamo i complimenti e gli posso dare solamente un arrivederci per il ritorno. Abbiamo una squadra giovane, quindi sicuramente
giocare in questo campo dove si deve stare sempre attenti, concentrati su ogni situazione di gioco, gli spazi sono ridotti, dobbiamo lavorare di più, dobbiamo stare più attenti sulle situazioni da fermo, perché poi la squadra gira bene, dietro si muove bene, a centrocampo giochiamo bene, in avanti creiamo, quindi sono delle piccolezze che poi paghiamo caro con queste squadre che giustamente vantano in rosa i giocatori che hanno giocato in CND e in eccellenza.